Il paradiso delle signore. Con chi sono sposati i personaggi nella realtà. Il paradiso delle signore è l'amata soap pomeridiana di Rai 1, che per mesi ha rischiato seriamente la chiusura. Grazie all'affetto e alle proteste di fan e attori, anche quest'anno i telespettatori potranno rivedere le vicende del grande magazzino. Ma sono in pochi a sapere con chi sono sposati o fidanzati i personaggi nella vita reale. Alessandro Tersigni, che interpreta Vittorio Conti, ha raccontato diverse volte la sua vita familiare, di cui è davvero molto soddisfatto. L'attore infatti è felicemente sposato con Maria Stefania Di Renzo, conosciuta al pubblico per essere stata un'allieva di Amici. Nel 2017 la coppia ha avuto un figlio, ma per scelta di Tersigni il nome non è mai stato divulgato. L'attore ha raccontato di sentirsi un uomo migliore, pensando a sua moglie e alla famiglia che è riuscito a costruire. Giuseppe Zeno, che interpreta Piero Mori, si è sposato con Margherita Madè nel 2016 e nel 2017 è nata la loro bimba Angelica. Zeno ha raccontato di aver dovuto corteggiare a lungo quella che poi è diventata sua moglie, inviandole via messaggio tante poesie d'amore. Lorena Cacciatore, che interpreta Lucia Gritti, è finita al centro del gossip in passato per aver avuto una relazione con il collega Alessio Vassallo. La Cacciatore ha raccontato che la loro storia d'amore è finita dopo 7 anni, poiché entrambi si sono resi conto di non provare più il sentimento di una volta. Lorena ha anche spiegato di essere intenzionata a mettere da parte l'amore per concentrarsi sulla carriera, che al momento va a gonfie vele. Gloria Radulescu, che interpreta Marta, è uno dei personaggi più amati del Paradiso delle Signore, ma nonostante questo ha sempre voluto tenere per sé la sua vita privata. A quanto pare l'attrice è ancora single, ma la Radulescu non ha mai voluto affrontare l'argomento nelle interviste, né ha fatto menzione di un eventuale fidanzato sui social. Enrico Oetker, che interpreta Riccardo, ha raccontato più volte delle sue origini svizzere e delle sue passioni, ma come la collega Gloria ha sempre voluto tenere segreta la sua vita privata. È lecito, secondo alcune indiscrezioni, pensare che Enrico sia fidanzato, ma certamente non è mai stato sposato. Federica Girardello, che interpreta Nicoletta, è molto nota anche per le sue attività teatrali, ma nella vita non è riuscita a trovare l'amore. Infatti al momento la Girardello si sta concentrando sulla carriera e sembra aver messo temporaneamente da parte il desiderio di trovare l'anima gemella. Roberto Farnesi, che interpreta Umberto, si è aperto più facilmente circa la sua vita privata e ha raccontato di essere fidanzato con Lucia. La ragazza ha 22 anni e dunque è molto più giovane di lui. Farnesi, in un'intervista, ha detto di ritenere superato il concetto del matrimonio. Per questo motivo ha deciso di avviare una convivenza con la sua fidanzata, senza però convolare a nozze. Intanto Roberto sogna anche di avere presto un bambino dalla sua Lucia. Vanessa Gravina, che interpreta Adelaide di Sant'Erasmo, ha raccontato più volte di aver iniziato la sua carriera di attrice inconsapevolmente. Da neonata infatti ha prestato il volto per una campagna pubblicitaria. A ogni modo nel 2010 ha conosciuto in vacanza Domenico Pimpinella. Dopo diversi mesi ha capito di essersi innamorata dell'uomo, così nel 2015 i due hanno deciso di sposarsi. Per loro scelta la coppia non ha mai avuto figli e Vanessa non perde occasione di dimostrarsi molto innamorata di suo marito.
Riprenderete a vedere il paradiso delle signore? Vi piacciono gli attori? A voi i commenti! Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.